Oggi vi stupirò, vi farò una granita di Ceusa. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti. Ciao a non tutti. Avete capito di cosa si parla oggi? Cosa sono i Ceusa? I Ceusa Niuri, siamo in Sicilia naturalmente, e i Ceusa sono i gelsi. Oggi la granita di gelsi neri fuori stagione, perché i gelsi neri si trovano solamente per un risicatissimo periodo che va da luglio ad agosto, punto, sì. E poi in quel periodo solo potete approfittare delle più buone granite di gelsi neri se venite a Catania. Granita di gelsi neri a panna, ragazzi, è una tipicità. Bene, ma se voi non potete venire a Catania e volete gustarla anche per esempio a febbraio o a dicembre, a Forlì per esempio, o a Forlì o dove a siete Bergamo. Voi, bene, noi vi diamo un'alternativa simpatica e veloce e facile da fare. E comunque buona. Granita di gelsi in modo facile, spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per una buonissima e gustosissima granita di gelsi a casa vostra quando vorrete, anche in periodo non di gelsi. L'importante è scegliere un'ottima confettura di gelsi neri. Io ho preso questa confettura extra di gelsi neri, sicilianissima, si chiama Grill Sicilia, ma ce ne sono tantissime in commercio altrettanto buone. E poi dell'acqua. L'acqua, la quantità dipende dalla grandezza del vasetto. In pratica, un vasetto di marmellata e due vasetti di acqua. Questa è la proporzione. Cominciamo subito. All'interno di un frullatore svuotiamo il nostro vasetto di marmellata. Riempiamo il vasetto di acqua per due volte. Uno e versiamo. E versiamo. E adesso semplicemente frulliamo il tutto. Versiamo il composto così ottenuto all'interno di un tegame e mettiamolo sulla fiamma sino a farlo bollire. Una volta arrivati in ebollizione, facciamolo bollire per 2-3 minuti, quindi poi togliamolo dalla fiamma. Fiamma allegra, aspettiamo che vada in ebollizione. Una volta andato in ebollizione, altri 2 minuti con un bel bollore pieno e poi togliamolo dal fuoco. Vedete come bolle? Da questo momento attendete 2 minuti prima di tirare via il composto dal fuoco. A questo punto è arrivato il momento di spegnere la fiamma e spostarci sul tagliere. Adesso lasciamo raffreddare completamente questo profumatissimo liquido e solamente a raffreddamento ultimato lo inseriremo nel pozzetto della macchina del gelato. Sì, perché io farò la granita con la macchina del gelato. Se voi invece la farete manualmente, fate raffreddare completamente il composto, quindi ponetelo all'interno di una vaschetta o di un recipiente metallico, ancora meglio, in freezer. In un recipiente d'alluminio è proprio l'ideale. Ponetela per un'ora, quindi tiratela fuori dopo un'ora e sgranatela con i rebbi della forchetta, anche se ancora non è del tutto ghiacciata. Quindi riponetela in frigo e ogni mezz'ora tiratela fuori e sgranate tutto ciò che si è cristallizzato. Solo così otterrete la vera granita siciliana. La vera granita siciliana ha due passaggi fondamentali. La bollitura dello zucchero, quindi questo passaggio che abbiamo appena fatto, è la sgranatura con i rebbi della forchetta. In alternativa, per non perdere così tanto tempo a sgranare il ghiaccio che si forma, si può andare di macchina di gelato qualora la si abbia. Io ce l'ho, quindi ne approfitto. Adesso, quando diventerà a temperatura ambiente e non fumerà più, andremo ad inserirla nella macchina del gelato. Versate il composto nella gelatiera. Ice cream, ok, un'ora, si parte. Ci vediamo tra un'ora.
La nostra granita di Gelsi è pronta. Guardate che colore stupendo. Serviamo con una bellissima e buonissima brioche. Ed ecco la nostra granita bella e pronta per essere gustata, ovviamente corredata della sua immancabile brioche. E allora, a tutti quelli che amano la granita di Gelsi, da oggi un modo più furbetto per averla in ogni momento dell'anno nelle nostre case, ovviamente con i Gelsi freschi è più buona, ma in mancanza questa è un'ottima, ottima alternativa. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questa granita di Gelsi, e quindi andate al supermercato, cercate la marmellata di Gelsi e in poche mosse avrete la vostra granita. Io l'ho fatta con una marmella, una confettura siciliana, però poi dopo ho detto ho fatto male, perché avrei potuto cercare in un negozio biologico le confetture senza zucchero che ci sono ai Gelsi neri e secondo me sarebbe venuta ancora più buona, ancora più con un sapore denso di Gelsi. Quindi se trovate una confettura biologica, magari con gli zuccheri dell'uva, senza zuccheri aggiunti, in pratica sono dolcissime lo stesso, e tanto a zuccherare si fa sempre tempo, ormai li sapete, vi lascio la playlist di tutte le granite qua dove c'è lei col pallino, e ormai lo sapete il modo per non fare ghiacciare la granita: bisogna far bollire lo zucchero, quindi se dovete aggiungere lo zucchero bollitelo in un po' d'acqua e poi aggiungetelo alla marmellata, mescolate e buttate tutto nella macchina del gelato o coi rebbi della forchetta, sfarinatela. Grazie mille Ombretta. E quindi noi questa ricetta la dedichiamo a tutti quelli che sono fuori dall'Italia, comunque sono fuori dalla Sicilia, e quindi ai quali manca questo gusto antico e questo gusto di casa, insomma, la granita di Gelsi riporta molto. Granita di Gelsi, limone e mandorla sono le granite più antiche della tradizione siciliana e quelle più tipiche che riagganciano al nostro, alla nostra terra, alle nostre radici. Quindi per tutti coloro che hanno dovuto lasciare questa bella e infelice a volte terra, bene, riassaporate le cose belle tramite video di Due Cuori Una Cappa. Vi vogliamo bene, vi pensiamo sempre e sappiamo che ci guardate in tanti, quindi baci, 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 e ricordatevi sempre che casa è dove c'è un futuro, quindi non siate tristi se siete lontani, e soprattutto sappiate che i ricordi di solito si infarciscono solo delle cose belle e si deselezionano le cose brutte, quindi se ve ne siete andati un motivo ci sarà stato, e sarà stato più che giustificato. Bene. I sapori vi inseguono invece. E dopo questo finale un pochettino così agrodolce, noi vi rimandiamo sempre qui sulle nostre tavole sicule. Un grande bacio a tutti, ciao.